Raga, vi dico solo che con questa chitarra il me 14enne è finalmente in pace. Sono un bambino felice. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone, sono Ale e nel video di oggi rendiamo fiero l'Ale di 14 anni che avete conosciuto qualche video fa e vi racconto anche la storia di una delle mie chitarre preferite dopo la Les Paul. Se la chitarra di oggi vi fa salire la gas anche solo tanto così rispetto a quella che fa salire a me, dovete per forza lasciare il like al video e iscrivervi al canale con la campanella per ricevere tutte le notifiche. E intanto ho una domanda per voi. Parlando di chitarre, ditemi qui sotto nei commenti qual è la vostra pizza preferita. La mia salame piccante, raga, cioè buonissima. Come sempre con l'attrezzatura nuova, la prima cosa da fare in assoluto è annusarla. Questa è buona. Grazie ai ragazzi di Firefly Audio che mi mandano le chitarre che profumano così buone. Ricordatevi di fare un giro sul loro sito che vi lascio qui sotto in descrizione, perché questa è solo una delle tante perle che potete trovare sul loro sito. Questa è una Gibson SG Standard 61 con il Vibrola Sideways. Per me, che ho sempre voluto una SG perché innamorato pazzo di Angus Young e degli AC/DC, avere questa chitarra oggi è uno spettacolo. Le caratteristiche tecniche direi che le conosciamo tutti. Si parla del body e manico in mogano, la tastiera in palissandro con i classici 22 tasti per la scala corta da 24 e 3 quarti. Insomma, il risultato finale di tutte queste caratteristiche tecniche è una chitarra super comoda e super versatile, ma più avanti nel video ci arriviamo. La finitura in questo caso è vintage cherry. Personalmente mi piace. Se fosse stata nera, per me era da infarto. Come vi ho sempre detto, il mio sogno da 14enne è sempre stata la SG nera come quella di Angus Young. Ed è il motivo per cui invece della Gibson SG, alla fine ho portato a casa quella famosa Epiphone di cui ormai tutti siete conoscenza. Facciamo così, prima ve la faccio sentire così, subito, e poi vi dirò quattro cose che potrebbero farvi innamorare di questa chitarra definitivamente. Numero 1 non è Fender. Però è vero. Numero 1 vero, perché esiste questa chitarra? La Gibson SG è nata da un momento di crisi in casa Gibson. Infatti esiste per dei problemi che si sono verificati verso la fine degli anni 50, primi anni 60. Sostanzialmente Fender in quel periodo purtroppo regnava in modo abbastanza pesante sul mercato, mentre al contrario in casa Gibson le vendite della nostra amata Les Paul erano in calo fortissimo. Allora in Gibson arriva l'idea: se una cosa non funziona, sostituiamola. Facciamo una chitarra per sostituire la Les Paul, con tutte le caratteristiche che richiamano il mondo della concorrenza, ovvero della Telecaster e anche della Stratocaster. Che poi dove le vedevano la Telecaster e la Telecaster lo sanno solo loro. Facciamola più economica, più leggera e versatile, ma cerchiamo comunque di mantenere intatta l'identità della chitarra. Questo è il motivo per cui le prime SG si chiamavano Les Paul Solid Guitar, semplicemente perché così potevano dare una linea di continuità ai vecchi modelli di Les Paul tramite il nome del famoso chitarrista ideatore della Les Paul. Io prima tra le caratteristiche ho detto anche facciamola economica. Parliamone. Gibson le chitarre economiche comunque non le ha mai fatte, però c'è anche da dire che rispetto alla Les Paul costa di meno. Dopo qualche anno Gibson riprende la produzione delle Les Paul e la Gibson SG prende definitivamente il nome che poi la caratterizzerà da lì fino all'infinito e oltre, perché raga, la SG è la SG. Numero 2, il difetto dell'SG. Quando si parla di Gibson SG si parla di una chitarra senza equilibrio, che è troppo sbilanciata. Ora vi spiego perché. Praticamente la chitarra inizialmente veniva prodotta con il ponte
di Brola, e inevitabilmente questo ponte aveva un peso. Il ponte infatti faceva da contrappeso per bilanciare lo strumento verso il body della chitarra. Tolto il ponte e sostituito con un ponte Tune-O-Matic classico Gibson, il fatto anche di avere l'attaccatura del manico in questo modo, che slancia il manico fuori dalla chitarra così tanto, fa ricadere il peso della paletta su tutta la chitarra, e quindi la chitarra tenderà a cadere verso il basso dal lato della paletta. Tanti infatti non si trovano assolutamente bene con questa caratteristica. Provatele, perché magari potreste trovare una versione senza il ponte fisso, o il Vibrola o il Bigsby, e rischiate che questo difetto dello strumento sia molto ma molto ridotto. Poi, se proprio non vi trovate bene, a me dispiace. Infatti io mi sono trovato super bene a suonarla da seduto, ma poi è da in piedi, con la tracolla che dà il meglio di sé. Numero 3. Tutti hanno suonato una SG. Raga, questa chitarra è uno strumento che veramente mette d'accordo tutti i chitarristi. Ed è comunque strano, perché nel punto di prima vi ho detto che tante persone non hanno proprio a cuore questa chitarra. Eppure, se andiamo a vedere i chitarristi storici che sono super famosi per suonare con una determinata chitarra, in un modo o nell'altro hanno sempre avuto per le mani anche una SG. Eric Clapton, ma anche Jimi Hendrix, l'icona della Stratocaster, anche lui suonava una Gibson SG. Ed in effetti questo è simbolo della grande versatilità di questo strumento, perché se così tanti chitarristi di così tanti generi diversi apprezzano allo stesso modo questa chitarra, il motivo è uno solo, e direi la scritta sulla paletta. Però io mi fermo qui. Numero 4, i miei chitarristi preferiti. Ora devo per forza farvi una super lista di quelli che sono i miei chitarristi preferiti, che suonano questa chitarra, e farvi sentire un riff per ogni chitarrista. Iniziamo dal primo della lista, che è ovviamente Angus Young. Io ho iniziato a suonare la chitarra elettrica per colpa sua, e quindi avrà sempre un posticino speciale per me. Vi giuro che quando ho iniziato a suonare, per me non esisteva altro oltre gli AC/DC. Poi per fortuna ho capito tante cose. Un altro grandissimo che ha utilizzato questa chitarra è sicuramente Tony Iommi, chitarrista leggendario dei Black Sabbath. Su di lui ci sarebbe da fare un video a parte, perché già solo il fatto che è mancino e per pura sfortuna in un incidente ha perso alcune dita della mano destra, che è quella che lui usa per suonare sul manico, ed è riuscito anche a risolverla, già solo quello merita un video a sé. Raga, stiamo parlando di uno che per fare meno fatica a suonare, per ovvi motivi, ha cercato di ammorbidire le corde scordando la chitarra, dando vita ad un sound che è diventato leggendario. Un altro che deve stare per forza in questa lista è Carlos Santana. Con questa chitarra ci ha fatto Woodstock. La sua chitarra l'abbiamo vista in questo video, lo lascio qui sopra così lo recuperate. In quell'occasione specifica, Santana ha utilizzato una Gibson SG. Per me Santana è un chitarrista fenomenale e lo rispetto tantissimo per vari motivi. Ma soprattutto perché, nonostante abbia un suono che da solo, lasciatemi passare il termine, è terribile, quando si siede nel mix della band diventa uno dei suoni più belli che io abbia mai sentito, e direi che merita tantissimo di stare in questa lista tra i miei preferiti, anche solo per il modo di suonare. Voi
ditemi nei commenti qui sotto se questa chitarra vi piace. Nel senso, questa SG nello specifico, questo modello, vi piace? Oppure, vi piacciono le SG in generale e questa nello specifico no? Oppure vi fanno schifo le SG? Ditemelo qui sotto così vengo a prendere. Se mi dite nei commenti che vi piace questa Gibson SG con la vibrola sideways, giuro, chiamo i ragazzi di Firefly Audi e gli dico: raga, siete stati bravissimi a mandarmi questa chitarra. Io sono veramente super contento di averla provata, perché di Gibson SG, come si deve, ammetto di averne avute poche per le mani. E quindi per me ogni volta è una bella emozione. Intanto perché in questo esatto momento, avendo questa chitarra per le mani, mi ricordo di quando ho iniziato a suonare. E sono tutti ricordi bellissimi. E questo è il motivo per cui io personalmente, anche se sono sempre dalla parte della Les Paul, sarò comunque in qualche modo collegato anche alla Gibson SG. E la cosa non mi dispiace. La SG Signature di Angus Young, quella con le saette al posto dei trapezzi, come intarsi nella tastiera, mi fa ancora una gas che voi non potete capire. E vi ricordo anche che se questo video vi è piaciuto, potete, se volete, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per ricevere tutte le mie notifiche. E se invece non vi è piaciuto, meglio, iscrivetevi comunque e ditemi nei commenti che video volete vedere, così soddisfo le vostre richieste. Poi per qualsiasi domanda su questo strumento o qualsiasi altra cosa mi trovate su Instagram, ma anche in live sulla piattaforma Viola. Trovate tutti i link qui sotto, così se avete qualsiasi dubbio sugli strumenti, sulla vostra vita, sulla mia vita, sulle pizze che non sapete quale scegliere, sapete dove trovarmi.